Totò Peppino in Fuorilegge è, diciamo, non un incidente di percorso, per carità, perché Totò è stato un grandissimo. Mastro 5 era una persona straordinaria, il regista, e poi c'era l'attrice Dorian Gray, che era una delle più belle donne dell'epoca, carinissima. Quindi mi sono divertito da morire. Mastro 5 era una persona straordinaria, un regista perfetto, un po' fuori dal tempo, molto elegante, molto serio, molto simpatico, e faceva tutti questi film girati dignitosamente, girati bene. Eccomi qua. Cammina. Sì, ci hanno visto, sì. Cammina. Sì. Cammina. E non faccia così. Mamma mia. Io avevo già lavorato con tanti grandi attori, a parte De Sica, Jean Cabin, Arletty, Simon Signoret, Raff Vallone, quindi ero già un po' abituata perché sono entrata già dalla Porta Grande, non ho fatto la gavetta e quindi conoscevo tutti. Era un'abitudine ormai a incontrare i grandi personaggi. Quello che mi è piaciuto molto di Totò è che era una persona molto umana. Totò era una persona straordinaria. Nelle pause di lavorazione era sempre serio, così. Però come in scena era fantastico. Dovevi andargli appresso perché, cioè dovevi saper recitare perché delle volte lui cambiava le battute, quindi se non eri pronta intoppavi tutto. E era veramente un principe. Io con lui ho fatto due film e tutti e due i film alla fine della lavorazione faceva un regalo a tutte le attrici. E Totò Peppino e Fuorilegge ci regalò a me un anello di smeraldo, a Titina De Filippo un pendente e a Dorian Gray gli orecchini. Signor Antonio, colgo l'occasione per chiederle ufficialmente la mano di sua figlia. Ma dico, giorno d'altro, sembra a lei questo il luogo e il momento di fare certe richieste? Con Totò funzionava tutto in una maniera diversa. Si arrivava prima di mezzogiorno, lui non faceva niente. Si arrivava tutti a mezzogiorno, all'una. E poi dopo si cominciava a girare e poi si girava così, andando avanti a braccio, come si dice così. Lui inventava tutto. Quindi, poi no, vabbè, ognuno poi aveva le scene d'amore con la Dorian Gray, che erano scritte, normali, vabbè. Ma le scene con lui si inventava tutto. Ma con Totò e Peppino no, non serviva il copione. La mattina ci davano un foglio, ma io più o meno capivo la scena com'era, ma non la studiavo perché tanto Totò e Peppino cambiavano continuamente dialogo, ma non in una scena. Tutte le volte che provavi era diversa dall'altra, finché non venivano i capolavori che erano abituati a fare loro. Era divertentissimo. Infatti Peppino De Filippo mi dice: Peccere, ma che t'ampara a fa? Tante poi la cambia. E ripetere le scene è pochissimo, perché loro erano talmente bravi, padroni della scena, sembrava di stare in teatro che già uno sapeva tutto, i movimenti e tutto. Totò e Peppino erano talmente bravi che era difficile fare la scena più di 2, 3 volte al massimo. Andava sempre bene così, ma già dalla prima cambiava solo il dialogo alla seconda o alla terza. Erano eccezionali. Rosì, te la vuoi giocare 50 lire? Ah, signore, tu vinci sempre. E che c'è? È questione di... È come giro la ruota. Ma la ruota gira sempre dalla parte tua. Sto Che... mese mi hai già vinto 650 lire. E cosa vuoi che siano? Bazzecole. Dai, 50 lire, su. Subito, subito, all'impiedi. Hai visto? Mettila a posto. Mischiamo le carte, Lo senza sketch delle rumore. carte è nato che Totò mi disse: Peccere, tu vieni a rete, cioè vienimi dietro. E si è fatta la scena perché era tutta improvvisata e io l'ho trovata divertentissima quella scena lì, perché è stata fatta proprio naturale, lì per lì, senza provarla neanche una volta. E l'abbiamo girata 2 volte sole. E ognuna delle 2 volte però era diversa dall'altra, perché lui cambiava continuamente il dialogo.
1, 2, 3, 4. Pronto, pronto? Sì, pronto chi parla, io dico, faccio il giornalista. Pronto chi parla? No, parlo tu, parlo io. Tutto inventato lì, la confusione, guarda. Però tutta esperienza, insomma. Totò, non è che lo devo dire io che è stato un grande, Totò è stato non grande, grandissimo. Soprattutto perché veramente ha inventato il cinema, ha inventato lui quel cinema lì. Mica si sapeva che si poteva fare il cinema così, andando così avanti senza problemi. Ma poi mi ricordo che tutto funzionava bene. Adesso stanno sempre tutti a litigare. Io quando lavoro mi accorgo che tutti gli operai, tutti lì, i sindacati, le cose, una volta non c'era niente. Una volta si lavorava zitti e via, e passavano le ore e nessuno si lamentava. Adesso è tutta una lamentela il cinema, non lo so com'è. Ma guarda, io vorrei tornare in quel periodo lì perché era troppo simpatico. Nostra figlia si è sistemata. Lei. Lei si è sistemata. E noi? E noi siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli. Tu sei rimasto solo. Come sei? Tieni. Che c'è? Qua dentro ci sta tutta la roba tua. E beh? Ritornerai in questa casa quando ti sarai fatto una posizione. Ma Teresa, cosa dici? Via. Teresa, ma tu dai di volta. Via. Al cervello. Via, ho detto. Ma come così? Se tu vieni. Tedina era una grande attrice, brava. Sì, una donna severa, sì. C'era poco da ridere lì, no, era severa, sì. Ma anche Peppino nella vita non era... Chi era divertente nella vita era Totò. Perché ogni sera voleva andare a cena in qualche parte. Troppo simpatico. Ci portava a cena, simpaticissimo. Molto generoso, dove andava tirava fuori sti fogli da 10.000 lire, tac! La scena in cui vanno al cabaret a Roma rispecchia un po' quello come era Totò, insomma, generosissimo con tutti. Oh, grazie. Prego. Oh, grazie. A chi le do il consegno? A me. Ogni fine giornata di lavorazione veniva una signora da Totò e gli diceva sempre: principe, io prego la Madonna per voi, aiutatemi. Allora Totò per un mese gli dà tutte le sere 10.000 lire a quell'epoca. Una bella sera si è scocciato, si è stufato o era nervoso. Gli ha detto: signor, stasera alla Madonna la prego io per voi, arrivederci.